Benvenuti a bordo, viaggiatori! Io sono Grizzly, fine del mese di febbraio, inizio del mese di marzo. Siamo approssimativamente in quel periodo in cui generalmente cade il carnevale. E prima che me lo chiediate, sì, anche la mia stramaledettissima allergia. Il carnevale è un momento molto divertente per i bambini, ma non solo per i bambini, e voglio parlare del carnevale, di come ho vissuto io il carnevale quando ero piccolo e come l'ho visto cambiare nel corso del tempo poi crescendo. Resta ancora una festa molto dedicata ai bambini e resta ancora una festa che nel corso degli anni non si è evoluta tantissimo. Tendenzialmente la festa di carnevale resta sempre quella festa in cui i bambini e adulti si mettono in maschera, è un po' l'antenato del cosplay, possiamo definirlo sicuramente, ma anche una festa che ha lasciato modo a dei ragazzini un tantinello più monelli di poter scaricare la propria tensione in maniere magari in qualche modo discutibili. Per cui analizziamo un po' qual è stato il mio carnevale nel passato e come si è evoluto il mio carnevale in questa puntata di Diario di Viaggio on the road, Operazione Nostalgia. Quando ero piccolo, nei primi anni '80, naturalmente il carnevale per me era un momento di gioia, di felicità, perché non solo il discorso di vestirsi in maschera, ma di andare a giocare con gli amichetti tutti vestiti in maschera, di andare in piazza, di andare a vedere le sfilate, di andare, non lo so, a scuola c'era il giorno, credo fosse il martedì grasso, anche se adesso ho visto che il giovedì grasso si fanno in alcune scuole certe attività con la maschera, con il costume di carnevale, ma io mi ricordo che lo facevamo il martedì grasso, l'ultimo giorno di carnevale, il Mardi Gras, e c'era qualcosa di molto simpatico che si faceva tutti assieme, e allora c'era questo discorso che da una parte era la festa per i bambini, eravamo tutti quanti in maschera, dall'altra dei ragazzini un pochino più grandicelli che volevano scaricare la tensione, e dato che c'era il detto «a carnevale ogni scherzo vale», lo scherzo che si faceva a carnevale era quello di spruzzare le persone con della crema da barba. Uno scherzo che non è uno scherzo, è più un atto vandalico, innanzitutto perché spruzzare un vestito di carnevale, una maschera, con della crema da barba significava buttare via il vestito di carnevale, perché molti vestiti di carnevale, soprattutto negli anni '80, erano realizzati con una stoffa leggerissima, letteralmente con della carta velina, e quindi materialmente, una volta gli spruzzavi sopra della crema da barba, non si poteva lavare, per cui era una cosa che potevi andare a buttare via. Naturalmente c'erano costumi molto elaborati che costavano, quindi quando tu uscivi con il tuo vestito, non lo so, da principe azzurro, e qualcuno poi magari ti faceva il bagno di crema da barba, si poteva andare a buttare il costume, che magari avevi comprato il primo giorno e non si poteva più lavare, costava un costume di carnevale, e quindi molte volte i genitori se la prendevano a male e finiva che i bambini più piccoli venivano accompagnati dai genitori, così che nessuno si avvicinava, perché era consapevole che se faceva una spruzzata di crema da barba a un bambino sotto il controllo di un genitore, poi quello si sarebbe pigliato uno scappellotto che se lo sarebbe ricordato nei secoli dei secoli. Poi negli anni 90, quando ormai ero cresciuto, non festeggiavo più il carnevale, lo guardavo anche con una certa distanza, ma lo guardavo ancora con un sorriso, perché comunque, ripeto, era una cosa che lasciava il divertimento per tutti i bambini, e vedevo però questa abitudine adesso non tanto di persone che si vestivano in maschera e andavano a giocare con gli amici, quanto di ragazzini che la loro maschera era una tuta cerata bianca da imbianchino, con il cappuccio e una maschera sulla faccia. Si è diffusa molto questa cosa, perché praticamente sulla tuta cerata bianca gli potevi spruzzare crema da barba, gli potevi spruzzare quelle stelle filanti sintetiche spray, e alla fine della fiera, alla sera, prendevi sta tuta cerata, la buttavi via e ne pigliavi un'altra. All'epoca, nei primi anni 90, compravi tre tute cerate per 2.000 lire, quindi con 4.000 lire ce ne avevi 6, ce ne avevi una al giorno per tutti i giorni di carnevale, te la mettevi la mattina, uscivi con gli amici, vi potevate spruzzare la qualsiasi cosa, letteralmente anche vernice spray, anche se non ho notizia di folli che si siano spruzzati vernice spray, però voglio dire, arrivavi alla sera, buttavi via e l'indomani te ne mettevi una nuova, quantomeno non andavi a spendere. La bambina vuole vestirsi da principessa, e andavi a spendere anche 20-30 mila lire per un vestitino da principessa, e dopodiché arrivava l'idiota, spruzzava della crema da barba, si poteva buttare il vestito e andarla a comprare di nuovo. E questa cosa della tuta bianca la vedo ancora adesso, perché ancora adesso, soprattutto nel periodo di carnevale, mi capita di vedere le ferramenta, appunto, tuta cerata bianca a un euro, per esempio, quindi ancora ogni tanto mi capita di vedere questa situazione. Quantomeno così ci sta. Divertitevi tra di voi, non rovinate i costumi ai bambini che non vanno fatto niente di male con la storia, no, vabbè, uno scherzo è un corno, questo è proprio
proprio vandalismo. Negli anni 2000 in Italia si è cominciata a diffondere di più la cultura del festeggiare anche Halloween. Halloween non all'inglese con le feste in casa, i balli e i giochi di società, quanto proprio all'americana con il vestirsi in costume e con andare a fare dolcetto scherzetto. Ed ecco che si comincia a diffondere un'altra abitudine molto italiana, che è quella di cominciare a acquistare petardi sotto Halloween, poi consumarne la maggior parte a Capodanno e poi tenerne qualcuno anche per Carnevale, perché naturalmente anche lì per fare gli scherzi si usano i petardi, anche se in realtà questa cosa dei petardi a Carnevale ha radici molto più profonde, perché io mi ricordo in passato, durante la festa di Carnevale in Romagna, c'era l'abitudine di far scoppiare trick-track in mezzo alla piazza, con l'idea proprio di spaventare gli astanti. E negli ultimi 10 anni diciamo che ho cominciato a guardare con un sorriso un pochino più gradevole il Carnevale, come momento in cui i bambini finalmente trovano un modo di poter scaricare lo stress, soprattutto in questi tempi molto frenetici, e in cui anche gli adulti potrebbero partecipare attivamente al divertimento dei bambini, quando ci si può divertire in sicurezza, quando ci si può divertire con spensieratezza e senza spruzzarsi crema da barba addosso, magari. Prima di concludere, un veloce aneddoto. Eravamo nei primi anni 2000, ero in ufficio, era martedì grasso. Sapevo questa cosa perché me l'aveva detto il mio vicino di negozio, perché c'era la bambina che andava, credo, in prima o seconda elementare, che sarebbe passata, doveva passarci la sfilata di Carnevale dei bambini proprio davanti agli uffici. Quindi aspettavamo che venissero i bambini, intanto lavoravamo, poi è passata questa sfilata. Questa sfilata che erano tutti i bambini delle scuole elementari, di alcune scuole elementari, quindi in realtà non era una grande quantità di bambini, era un gruppo abbastanza nutrito di bambini, ma solo questi bambini, tutti in costume, accompagnati da un apecar con una specie di fungo di cartone, tutti gli adulti attorno che tenevano i bambini compattati in un gruppo molto serrato, un bambino non poteva tirare fuori un braccio, sta dentro! E al di là di questo è passata questa sfilata, i bambini che ridevano, che si divertivano, i genitori che ridevano, che facevano le foto ai bambini, poi quando è passata anche la mia vicina di negozio, sì, va. Boh, sta cosa mi sembra un tantinello deprimente. Ma a concludere proprio la depressione di questa sfilata dei bambini è stato poi, dopo una mezz'oretta, tre quarti d'ora, che è tornata indietro l'apecar col fungo di cartone da sola, si è fermata accanto ai cassonetti dei rifiuti, ha piato sto fungo di cartone, l'ha buttato nel cassonetto e il tizio in ape se n'è andato. Ma voi invece che cosa mi raccontate? Come vivete il Carnevale, come avete vissuto il Carnevale nel passato? Lo vivete ancora adesso il Carnevale? Lo guardate con un sorriso, pensando ai bambini che almeno si possono divertire? Oppure lo vivete come un periodo che sì, vabbè, sbrighiamoci che ci abbiamo da lavorare? Non lo so, parliamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag DDVOTR. Bene ragazzi, io sono Grizzly, questo era Operazione Nostalgia. Come sempre vi invito a mettere pollice in alto, condividere il vlog, iscrivervi al canale, e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!